Buongiorno, oggi per me è davvero un video molto speciale perché era tantissimo tempo che volevo farlo. Oggi parliamo di questo. Questo è un iMac G3 DV del 2001 e la nostra missione oggi è quella di riportarlo in vita. Qualche mese fa ero alla ricerca di un iMac G3, in particolare il primissimo uscito, ovvero quello che ha rappresentato il punto di svolta per Apple sotto la rinnovata guida di Steve Jobs. Finché non ho trovato questo, bellissimo, completo di tutto, almeno quasi, abbiamo ancora l'etichetta con la data di spedizione, è il 25/01 del 2001, è incredibile, è tenuto veramente bene. Unica pecca, dovrebbe avere un problema di RAM. Non ho ben capito di cosa si trattasse perché io sono in Germania e a volte faccio veramente molta fatica con la lingua. Però ho deciso di comprarlo comunque. Andiamo a vedere il contenuto. Ecco l'imballo in cui sono stipati tutti gli accessori. Confezione, software in dotazione. Abbiamo iMovie 2. Abbiamo i due dischi di sistema con cui si poteva installare il sistema operativo e installare i programmi in dotazione. Abbiamo i nostri mitici adesivi di Apple, abbiamo la guida all'installazione con tutti i passaggi per collegare mouse e tastiera al computer e renderlo operativo. Qui abbiamo garanzia e licenza del software, abbiamo il manuale utente, abbiamo questi software coupon che erano sempre inclusi nelle confezioni dei Mac a quell'epoca. Io non so esattamente a cosa servissero, se lo sapete potete lasciare un commento, mi farebbe molto piacere. Abbiamo anche una piccolissima brochure di iBook G3, molto carina e interessante da possedere. Eccola qua. Abbiamo un modulo da 64 MB di RAM e, come dice il bigliettino, è quella originale. Quindi in questo momento il computer è sprovvisto della sua RAM. Abbiamo un pannello forato VGA, come viene riportato qui sulla dicitura in italiano. Io non lo apro perché lo voglio mantenere al massimo della sua originalità. Questo computer ha una porta VGA che permette di connettere un monitor esterno all'iMac. Dopo andiamo a vederlo. Abbiamo questo adattatore che si chiama iSwitch con le sue istruzioni. Questo adattatore serviva per collegare il computer a internet. Da questa parte veniva collegato al modem del computer, mentre invece qua andava collegato alla presa telefonica. Mi manca un cavo, però questo era il concetto. Abbiamo il nostro Apple Pro Mouse dal design incredibile e bellissimo da vedere. È molto scomodo però da utilizzare, chiaramente un mouse USB col suo cavo trasparente. Abbiamo la nostra Apple Pro Keyboard, anche questa è USB, è bellissima, il design è veramente futuristico per quei tempi. Ha due USB, una da questo lato, un'altra da questo lato, quindi da questa parte si poteva collegare il mouse e da questa parte si poteva collegare un'altra periferica. E questo è lui, secondo me è fantastico, è bellissimo, è tenuto veramente veramente bene. Questo è un iMac G3 DV, in particolare questa serie è stata prodotta dal luglio del 2000, se non sbaglio, fino al febbraio del 2001. Questo è un 400 MHz, quindi è il modello successivo, appena successivo al modello base, che era un 350 MHz, se non sbaglio. Ha una drive da 10 GB, ha un lettore CD-ROM, non credo che sia un masterizzatore, correggetemi se sbaglio, ed è slot loading, quindi a carica frontale. E in questo differisce dal primo iMac che è uscito nel 1998, che era tray loading, quindi col cassettino. Si racconta che Steve Jobs si infuriò il giorno prima della presentazione dell'iMac perché scoprì che per una scelta ingegneristica era stato fatto tray loading e lui lo voleva assolutamente slot loading. Si dice che cancellò quasi l'evento di presentazione. Usciva con 64 MB di RAM, ma supporta fino a 1 GB. La scheda video è una ATRage 128 Pro con 8 MB di memoria video. Qui davanti abbiamo il sistema audio, un piccolo sistema audio Harman Kardon che si chiama Odyssey. Abbiamo la possibilità di connettere due jack cuffie. Le porte a nostra disposizione sono ingresso microfono, uscita audio, due firewall 400, abbiamo il modem a 56K, dopodiché abbiamo due USB e una Ethernet 1100. L'ho messa a testa in giù su un panno morbido perché sotto abbiamo l'accesso alla memoria RAM. Questa invece è la cover della VGA. Questa di solito si apre con una monetina, io ho un attrezzino in plastica, uso quello, si alza questo sportellino e da qua si può accedere alla RAM. Adesso ve lo faccio vedere. Anche qua sotto, pur avendo il corpo in plastica, è curato nei minimi dettagli. Guardate che bello questo sistema di chiusura. Dunque, questo è lo sportellino e qua all'interno va installata la RAM. Come potete vedere, il computer può accogliere due moduli di RAM. Qui c'è anche la possibilità di installare una scheda AirPort, quindi avere l'accesso a internet wireless. Andiamo a installare questo modulo originale da 64 MB di RAM. Una volta portato in sede, basta spingere verso il basso. Installata. Momento della verità, andiamo ad accenderlo. Eccolo qua.
Ha fatto il suono, quindi questo è un bellissimo segno. Speriamo che funzioni. Lui ha parlato di un problema di RAM, l'unico proprietario dal 2001. Non so come mai abbia parlato di un... A me non pare ci sia un problema di RAM, mi pare che ci sia un problema di disco rigido. Questo simbolo vuol dire che non riesce a trovare la cartella di sistema. Non vorrei che si nascondesse qualcosa di più grosso qua dietro. Niente, l'unica cosa è andare a smontarlo e vediamo se riusciamo a risolvere questo problema. Ok, ci proviamo. Per arrivare alla drive devo togliere innanzitutto questa cover in plastica. Io ho già aperto lo sportellino della VGA, eccola qua, la presa VGA. Questo è il suo sportellino, eccolo qui. Dobbiamo togliere alcune viti che sono posizionate in questi punti e due viti che sono posizionate qui. E poi il resto dovrebbe essere dentro all'incastro. Ok. Ora dobbiamo togliere questa calotta protettiva che protegge la scheda madre e in questa posizione abbiamo l'hard drive e il CD-ROM. Eccola. Siamo arrivati all'hard drive e al lettore CD-ROM. Qui abbiamo la nostra RAM, questa è la scheda madre chiaramente, questa è la batteria e questo invece è l'alloggiamento per un'eventuale scheda AirPort che io purtroppo, ripeto, non ho. Ok, io toglierei prima di tutto la RAM e andiamo ad estrarre il disco rigido. Andiamo a scollegarlo. Eccolo qui. Andiamo a scollegare l'alimentazione. Adesso abbiamo quattro viti, molto semplice. Ecco qui l'hard drive originale, secondo me è rotto. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. A questo punto io vado ad utilizzare un SSD al posto dell'hard drive meccanico, è un Verbatim da 128 GB ed è montato su questa piastra che costa credo una decina di euro. Il Verbatim mi costa 15 euro, ce l'avevo in casa, anche questa ce l'avevo in casa e lo utilizzo insieme a questo adattatore da SATA a IDE che viene montato in questo modo. Ok, così. Vi lascio tutti i link in descrizione e questo è il risultato finale. Ho sostituito anche la batteria e nel frattempo ho trovato un modulo da 128, quindi porto il computer a 64 più 128, 192 MB di RAM. Andiamo a richiudere il computer e proviamo il tutto e speriamo che funzioni. Ok, pronto, andiamo a provare. Ragazzi, è successo un casino, ho dovuto riaprirlo. Appena l'ho chiuso e appena l'ho rimesso in moto, mi sono allontanato un attimo, ho sentito un odore fortissimo di bruciato, ma un odore veramente acre. Quindi mi sono riavvicinato, l'ho spento subito, ho smontato il tutto e ho cercato di capire quale fosse il componente che stesse andando a fuoco. Non riuscivo a vedere niente, mi sono messo ad annusare tutto il computer. Finalmente ho capito che il componente in questione era questo. Qui si è molto ingiallito, si è surriscaldato e faceva un odore tremendo. Credo che sia difettato perché non mi so spiegare il motivo. È stranissimo perché ce l'ho montato su un G4 da un po' di tempo, funziona benissimo e non è mai successo nulla. Quindi è comunque un prodotto che io consiglio. Non capisco perché, se potete immaginare, avete una spiegazione, per piacere lasciate un commento. Non riesco a capire perché, lo devo ancora testare e lo testerò in futuro per capire se funziona. E voglio sostituire il tutto con questo hard drive meccanico da 80 GB che non è originale Apple, era su un G4, funziona. In più, quando sono entrato in modalità panico, visto l'odore di bruciato, ho fatto un altro casino. Nello smontarlo è andata a finire una vitina qui dentro, non riesco più a tirarla fuori. Ho fatto vari tentativi, non ci riesco assolutamente. Ma non ci posso credere, dai, veramente, tre adesso sono dentro. Quindi mi sono costruito un attrezzino. Questa è una stecchetta del ristorante cinese a cui ho attaccato con un po' di scotch un magnete molto molto potente e con questo dovrei riuscire a tirar fuori la vitina. Andiamo a vedere se ci riesco. Allora, io non riesco a vederla, ma dovrebbe essere in questa posizione circa. Adesso ci proviamo. Eccola, l'ho già presa. Velocissimo. Eccola qui,
spero che riusciate a vederla. Ce l'abbiamo fatta, andiamo a rimontare il tutto. Sembra funzionare tutto, sto per installare il sistema operativo, sto utilizzando un CD-ROM di macOS 9.2.2 versione universale, quindi va bene non soltanto per gli iMac G3, ma può essere installato anche su altre macchine. È in inglese, andiamo a installare il sistema operativo. Ci vediamo tra poco. È perfetto, funziona benissimo, sono veramente contento, in mano un pezzo di storia. Ho in mano un pezzo di storia perché questo computer ha letteralmente salvato Apple. Quando nel 1997 Steve Jobs torna alla guida dell'azienda, Apple era sull'orlo della bancarotta. Steve Jobs si rende subito conto che la linea di produzione era troppo complicata, quindi decide di semplificare il tutto a 4 prodotti. Un computer desktop consumer, un computer desktop pro, un computer portatile pro e un computer portatile consumer. Avrebbero cominciato dal desktop consumer, quindi si mettono al lavoro e decidono di realizzare un computer all-in-one, proprio come il primo della serie Macintosh presentato nel 1984, che era destinato al grande pubblico. Jobs voleva un internet computer e lo voleva molto più economico del top della gamma di Apple di allora, che si aggirava intorno ai $2000. Doveva anche fare concorrenza a Windows, che chiaramente offriva dei prezzi molto più vantaggiosi. Non solo, ma volevano anche un computer rivoluzionario. È interessantissimo lo sviluppo del design di questa macchina, perché il team di Apple si concentra sul rapporto e l'interazione che l'utente avrebbe avuto col computer, più che sulle scelte ingegneristiche adottate per costruirlo. E questo era un concetto assolutamente all'avanguardia, credo che lo sia ancora oggi. Nasce così iMac, che viene presentato il 15 di agosto del 1998 e viene messo in vendita al prezzo di $1299, e nonostante le critiche che riceve per via del prezzo e per via della mancanza di un floppy disk, che era il medium più utilizzato allora per lo stoccaggio e lo spostamento dei file, iMac diventa la macchina più venduta fino ad allora dall'azienda di Cupertino. Per concludere, l'ho riaperto, è ancora caldo. L'ho riaperto non perché non funzioni, ma perché credo di aver capito quale fosse il problema con questo adattatore. Vedete qua dietro questi pirolini? Eccoli qua. Secondo me andavano a battere contro la parte alta del CD-ROM, creando una sorta di cortocircuito, non so come chiamarlo. Quindi, per quello che si è surriscaldato, probabilmente questo adattatore è troppo grande per essere inserito in questo spazio molto ristretto. Secondo me si potrebbe, probabilmente, non lo so, è una teoria, correggetemi se sbaglio, applicare del silicone per proteggere questa parte, oppure trovare un adattatore che sia un pelo più piccolo per poterlo far stare in questa posizione. Lo spazio qui è molto molto ristretto. Comunque questo funziona, non è successo niente per fortuna, sconsiglio di usarlo su questo computer, ma utilizzatelo tranquillamente su un G3, su un G4 come faccio io. Quindi siamo arrivati alla fine, se il video vi è piaciuto e volete lasciarmi un like mi farebbe molto piacere, se poi volete iscrivervi al canale mi farebbe ancora più piacere, anzi ne sarei onorato e mi aiuterebbe anche a realizzare contenuti di questo tipo. Se avete delle domande lasciate pure un commento, cercherò di rispondervi non appena possibile. Noi ci vediamo al prossimo.